L'AREV, Associazione Allevatori Valdostani, vi consiglia di portare sulla vostra tavola carne valdostana, bovina e ovicaprina. La carne valdostana proviene da allevamenti selezionati, è buona, garantita e certificata dall'Associazione Allevatori Valdostani. E ricordate, la carne valdostana è meglio! Progetto di valorizzazione della carne valdostana, finanziato dal FEASDR, PSR 2014-2020 della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Dal 23 luglio al 6 agosto i comuni di Verresse, Issogne, Fenice e Challan-Saint-Victor ospiteranno l'evento Medioevo nella terra degli Challan. Entriamo nel merito con il vice sindaco del comune di Verresse, Alessandro Rossi. Allora, di cosa si tratta? Questa manifestazione cosa vuole rappresentare? Sì, buongiorno a tutti. Questa nostra manifestazione è un evento importante per il nostro cartello della programmazione estiva. È un evento che si sviluppa su comuni della Bassa Valle, nel territorio della famiglia degli Challan, famiglia molto importante della storia valdostana. E noi, come Verresse, vogliamo che appunto questa tradizione continui. Gli eventi sono dinamici in quanto sono su più comuni, abbiamo la collaborazione che è più di una collaborazione con il comune di Sogne, con il comune di Challan-Saint-Victor e quest'anno una novità che si è aggiunto anche Fenice con il loro gruppo storico. Ecco, in particolare il comune di Verresse cosa ha organizzato e in che giorno? Beh, il comune di Verresse, la giornata principe per noi è il giorno 24 di luglio, dove tutto il centro storico sarà interessato da una rivisitazione storica di gruppi che arrivano dal Piemonte, che ci saranno comunque supportati con il gruppo storico di Verresse, con Caterina di Challan e Pierre Dentreau, ci saranno gli sbandieratori, ci sarà poi alla fine della giornata una competizione goliardica, che è la corsa delle botti, dove i vigorosi atleti si sfideranno facendo rotolare delle botti enormi in un tratto di strada del nostro centro storico. Inizio di questa manifestazione, a che ora bisogna presentarsi e se c'è qualche cosa da osservare? L'evento inizierà domenica 24 alle 10:30 con la sfilata dei gruppi invitati e che renderà un omaggio alla nostra Caterina di Challan e Pierre Dentreau. La chicca che siamo riusciti a portare a Verresse, oltre a tutti gli altri gruppi che sono gruppi importanti comunque della sfera medievale, delle rappresentazioni storiche, i maestri della falconeria, un gruppo importante dell'Alta Lombardia che partecipa esclusivamente a festival importanti. Perciò se hanno deciso di scegliere di venire al festival della terra degli Challan, per noi è un segnale molto importante. Michel Savin, sindaco di Challan-Saint-Victor, diciamo che ce l'avete poi dentro un po' nel sangue questa rievocazione, perché abbiamo già visto quelle passate, decisamente era veramente bello, il comune tutto partecipava. Cominciamo a ricordare le date in cui si volge a Challan-Saint-Victor e che cosa avete organizzato in particolar modo. Allora, Challan-Saint-Victor chiuderà quest'anno con l'edizione 2022 del Medioevo nella terra degli Challan. Il 6 agosto, quindi l'appuntamento sul nostro territorio comunale, da partire dal primo pomeriggio, ci sarà tutta una serie di spettacoli medievali, a partire dai spettacoli del Conte Verde, quindi con i propri cavalli, sbandieratori, Caterina de Challan, Pierre Dentreau, il suo seguito, il gruppo des Enfants autour du Château, il gruppo di Fenice e tanti altri gruppi che animeranno il pomeriggio, per scendere poi verso il centro del paese nella serata, dove si terrà una serata appunto in musica e con una conferenza medievale organizzata insieme al Conte Verde, a Ezio Bovo e a Laurent Sartre. Tutto questo diciamo che viene portato anche un po' dal cuore, un po' da quello che avete, il passato che viene diciamo a riaffiorare per fare rivivere i fasti?
Chalands Saint-Victor è la terra natia della famiglia Chaland, tant'è vero che ancora oggi lo stemma del comune di Chalands Saint-Victor è lo stemma araldico della famiglia Chaland. Quindi è un piacere poter ospitare questa manifestazione in ricordo di questa importante famiglia che ha governato durante il Medioevo gran parte della Valle d'Aosta. Vi aspettiamo quindi tutti a Chalands Saint-Victor sabato 6 agosto. Eccoci con Caterina, la protagonista di queste 3 settimane nella terra degli Chaland. Prova a immaginare, praticamente hai 3 settimane dove il centro dell'attenzione è veramente impostato su di te. Come ti sentirai? Emozionata, tanto, già come sono stata in questi mesi passati, però contenta di poter vivere ancora questa esperienza meravigliosa. Diciamo che ci sarà una rievocazione, si parlerà praticamente dei fasti passati per far conoscere, oggi come oggi, perché un po' la storia viene un po' dimenticata, com'era tutto ciò. Sì, è bello anche vedere che ci sono comunque anche delle persone che vengono, che ci seguono e anche i bambini, io ho le mie bimbe che vengono sempre con me e le porto con me per far conoscere tutto quello che è stato. Non ti facciamo per adesso tanti in bocca al lupo, per poi ci vedremo in una o due o tre di queste occasioni per andare poi a mettere a punto magari quel piccolo pezzo di storia che vivrai sul momento. Grazie. Okay, grazie mille a voi. Buona serata. Gli appuntamenti da non perdere quindi sono per domenica 24 luglio a Verresa a partire dalle 10, la giornata medievale con rievocazioni storiche e la partecipazione al Carnevale storico di Verresa. Sabato 30 luglio a Fenice dalle 14, giornata medievale con rievocazioni storiche, animazioni e festeggiamenti organizzati dalle Cœur du Réal. Domenica 31 luglio ai Sogne dalle 10, festival medievale con musiche, duelli e sfilate nella piazza principale del paese e nei dintorni del castello con la partecipazione del gruppo Des Enfants Autour du Château. Infine sabato 6 agosto a Chalands Saint-Victor dalle 14, giornata medievale con rievocazioni storiche, duelli e spettacoli a cavallo. Cambio pneumatici? Yes! Le migliori marche e la nostra professionalità sono la garanzia della vostra sicurezza. Delta Pneumatici vi assiste anche nella meccanica. Dalle diagnosi elettroniche al cambio olio. Dai tagliandi periodici alla sostituzione delle pastiglie dei freni. E a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria per mantenere al top la vostra autovettura. E a tutto questo ci pensa Delta Pneumatici, che inviandovi un SMS vi ricorda di fare i controlli periodici. Insomma, per la vostra autovettura, dagli pneumatici agli interventi di meccanica e manutenzione. Delta Pneumatici, siete in buone mani. Siamo in via Parigi 218 ad Aosta. Prenotate il vostro appuntamento allo 0165 55 18 19.